Buongiorno, io sono Oscar Golde di Casa Vacanza Sicilia, o in tedesco Ferien auf Sizilien. Io mi occupo per l'affitto di case in Sicilia. E io voglio spiegare oggi il calendario di Google perché è una cosa molto utile. Questo calendario serve per la prenotazione delle case, e questa è una cosa molto importante perché oggi gli ospiti vogliono vedere subito se la casa è libera e se possono fare la prenotazione. E questo funziona solo quando abbiamo un calendario dove è scritto quando la casa è occupata e quando è libera. Allora, per questo calendario serve un account di Google, ma questo si crea facilmente, non ci vuole un indirizzo Google. Potete usare pure il vostro indirizzo email privato. Voi create un account di Google, poi andate su questo indirizzo, calenda.google.com, fate il login e poi vedrete questo calendario. Qui abbiamo i giorni, possiamo cambiare qui sopra il mese, qui sono pure diverse opzione per vedere il calendario, quindi possiamo vedere tutto l'anno, solo le settimane, ma per noi serve di più questo con i mesi. Poi due cose importanti: qui vedremo i miei calendari e altri calendari. Se voi create un calendario per il vostro appartamento, vedete questo calendario qui in questa lista, i miei calendari. Per esempio, quando io creo un calendario per voi e mando un invio a voi, questo calendario voi vedete altri calendari. Ora facciamo un esempio e creiamo un nuovo calendario. Quindi mettiamo casa nuovo 2. Qui abbiamo già un calendario casa nuovo 1. Per esempio, sono due appartamenti, uno casa nuovo 1 e l'altro numero 2. Qui possiamo mettere pure in descrizione, per esempio, questo casa nuovo 2 è in prima fila, in piano terra, per esempio. Creiamo il calendario. Questo ci vuole qualche secondo. Ok, fatto. Ora vedremo qui casa nuovo 1 e casa nuovo 2. Questi sono per ogni appartamento un calendario. Noi qui siamo ora nelle impostazioni. Noi ritorniamo ora qui e vedremo i calendari e il calendario ancora vuoto. Quindi ora vogliamo mettere un periodo occupato per l'appartamento casa nuovo 2. Ora tutti e due sono selezionati, quindi noi possiamo selezionare solo il calendario, quello dove vogliamo mettere il periodo occupato, o possiamo cliccare pure qui su questi tre punti e qui è un punto mostra solo questo. Questo è buono quando per esempio abbiamo molti calendari, così siamo sicuri se solo questo calendario ora è selezionato. Allora, noi vogliamo mettere ora il periodo occupato, diciamo agosto, facciamo 10 fino al 24, il periodo più importante per tutti. Allora, in questo periodo viene Francesco. Io normalmente metto sempre il nome degli ospiti. Quante persone vengono? Due adulti, due bambini. Un cane, per esempio, e loro vengono dal 10 agosto fino al 24 agosto 2019. Allora, qui abbiamo scelto già 10 fino al 24. Importante, qui dobbiamo aggiungi orario. Quindi loro possono arrivare dalle 15 in poi e devono partire entro le 10. Questa è una cosa molto importante perché può essere seppure abbiamo allo stesso giorno una partenza e un arrivo. Pure per i calendari, i calendari delle agenzie è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo aggiungere l'orario e dobbiamo controllare se abbiamo scelto il calendario giusto. Perché, per esempio,
Se prendiamo per sbaglio questo calendario, questo è il mio calendario privato e questo calendario vedo solo io, così è sbagliato, né? Perché così nessuno vede questo periodo occupato. Quindi dobbiamo essere molto attenti se prendiamo qui il calendario giusto e abbiamo detto vogliamo mettere questo periodo nell'appartamento Casa Nuovo 2, quindi questo calendario scegliamo e clicchiamo salva. Ora vedremo in questo calendario questo periodo è occupato. Se mettiamo ora Casa Nuovo 1 e togliamo Casa Nuovo 2, questo ancora è libero. Possiamo scegliere pure tutti e due e vedremo, ok, Casa Nuovo 2, i colori sono uguali, grigio e grigio, rosso, niente. Vedremo questo periodo occupato. Poi, per l'impostazione ci sono due cose importanti. L'impostazione di questi calendari vedrete quando vuoi cliccare. Qui sono quelle tre punti. Clicca qui. Impostazione e condivisione. Allora, qui abbiamo messo il nome e la descrizione. Va bene. Ora, questi due punti sono importanti. Se voi volete, se questo calendario possono vedere tutti, dovete cliccare qui. Rendi disponibile pubblicamente. Siamo d'accordo se Google fa vedere questo calendario a tutti. Una cosa per la privacy è importante se qui fate vedere solo la disponibilità e nascondi i dettagli. Per esempio, questo titolo, quello abbiamo messo, se Francesco viene con due bambini, un cane e due adulti, non vogliamo far vedere a tutti, noi vogliamo far vedere solo vedere il periodo occupato, quindi dal al e l'orario basta. Quindi qui è importante di prendere questa opzione. Poi certamente possiamo condividere questo calendario con altre persone, per esempio con me, perché io devo vedere il calendario per sapere se la casa o l'appartamento è disponibile o no. Quindi qui si mettete info at Ferienhaussizilien.de. Poi Oscar Goldo. Questo è il mio account per lavoro. E qui sotto avete tre o quattro opzioni. Come prima, vedere solo disponibile, occupato, nascondere i dettagli, vedere tutti i dettagli dell'evento o apportare modifiche agli eventi. Se voi scegliete questa autorizzazione, io posso aggiungere pure periodo, quindi quando io faccio un contratto posso mettere questo periodo direttamente nel calendario, quindi io pure io posso cambiare o aggiornare il calendario. È un po' più facile per tutti. Invia. Ok, ora vedete il mio account privato, quindi in questo senso il vostro account. E il mio account privato, per lavoro, scusa, hanno accesso a questo calendario. E io posso pure modificare il calendario. Poi un po' più giù sono due cose molto, molto utili. Una volta è questo link, questo URL pubblico a questo calendario. Questo link, potete mandare via WhatsApp, via email a chiunque. E questa persona può cliccare su questo link e vede poi il calendario con tutti i periodi occupato o disponibile. Questo invece potete mettere sul sito. Se voi sapete come si fa, si può aggiungere sul sito e poi sul sito si vede questo calendario pure con i periodi occupato o disponibile. La cosa più importante è questo link, indirizzo pubblico in formato iCall. Questo è un link, quello voi potete mettere su tutte le agenzie, Booking.com, Airbnb e tante altre agenzie. Questo link serve per agenzie per aggiornare le sue calendari, quindi voi avete solo questo calendario per aggiornare e tutte le altre agenzie prendono questo calendario per aggiornare i calendari di loro.
Quindi alla fine voi dovete aggiornare solo questo calendario e tutti gli altri calendari delle agenzie si aggiornano automaticamente. Questo è una cosa molto utile, voi risparmiate un sacco di tempo e eppure molto più facile per tutti. Ma per questo facciamo un altro video dove spiego come funziona esattamente. Allora, queste erano le impostazioni. Quindi la cosa importante è quando mettiamo un nuovo periodo occupato, facciamo ancora una prova, 2 agosto fino 9 agosto, aggiungi orari, 15 fino alle 10, qui mettiamo ora il calendario giusto, casa nuovo 1, un titolo, Alfonso, 2 adulti. 2 agosto fino 9 agosto, salva e basta. Né? Ora vedremo, qui ancora cambiato il nome, casa nuovo 2 era questo, non so, alcune volte Google ha qualche problemi, va bene. Postazione, ora vedremo casa nuovo 1, casa nuovo 2, né? In casa nuovo 1 abbiamo questa prenotazione e in casa nuovo 2 abbiamo questa prenotazione. Facile. Quando voi avete domande, sono sempre disponibile. Posso spiegare pure in una chiamata. E speriamo, ora i calendari sono sempre aggiornati, possiamo lavorare bene. E ci vediamo presto. Ciao ciao!